Benvenuti alla puntata numero 15 di 50° minuto, calcio a 11. Faremo come sempre il punto sul campionato che è giunto ormai alla stretta finale e avremo anche un servizio filmato di un incontro della settimana appunto in cui si è giocato. Accanto a me, come sempre, il prezioso collaboratore Andrea Badini. Ciao Andrea, Buongiorno a tutti. responsabile di sport per quanto riguarda il calcio a 11. Allora Andrea, dicevo, siamo ormai giunti alla stretta finale, mancano ancora poche Beh, no. giornate, un mesetto circa alla fine dei Ah, un campionati. po' di più, in Serie A mancano 5 giornate, quindi è ancora lungo il cammino, ecco. Nella massima serie vediamo appunto subito i risultati della settimana. Ritorno alla vittoria del Conte che si impone 4-2 sulle Sequoie, quindi riconquista il terzo posto in classifica. Buona vittoria anche da Dino Padella per 6-0 sulle Vecchie Glorie. C'è da dire che le Vecchie Glorie erano in campo in solo 10 effettivi, quindi un po' di defezione nell'organico hanno appunto compromesso un po' il risultato finale. Quindi anche da Dino Padella ritorna un po' in zona playoff. Bella vittoria anche dello Sporting Trapo per 7-3 sui Pickers. I Pickers hanno fatto un'ottima rimonta nelle ultime giornate, vincendo 3 gare consecutive, sperando appunto di tornare nelle zone, diciamo, di centro classifica. Invece questa vittoria ha un po' compromesso il loro cammino. Adesso sono distanziati di 5 punti dalla quart'ultima posizione, che significa chiaramente la salvezza. La Jus Milano, quella di Piave, invece mercoledì sera è stata sospesa a causa della forte pioggia sul campo del Cimiano, che è un drenaggio non eccezionale, e quindi l'arbitro ha. Quest'anno purtroppo Andrea non ha spesso e volentieri il maltempo, l'ha fatta da padrone, Tra soprattutto il nevicate, calcio a 11 ovviamente più piogge, sì. penalizzato. Fortunatamente sui campi sintetici quasi sempre riusciamo a giocare. In questo caso purtroppo non si è riuscito e quindi purtroppo la gara sarà poi recuperata già il 25 di marzo. La classifica, come dicevo prima, il gruppo Gol ha riposato, quindi primo a 30 punti. Questa sera ci sarà una gara invece molto importante, che è la gara clou della settimana tra Lucas Bar e Longobarda. Una gara importantissima appunto perché Longobarda sono secondi a 28 punti, con una vittoria li proietterebbe addirittura al primo posto a 31, mentre una vittoria di Lucas Bara chiaramente potrebbe portare la squadra di Remelli al terzo posto, quindi scavalcando addirittura il Conte. Quindi Quindi grande equilibrio fra le prime quattro, soprattutto in un fazzoletto ancora. sì, ci sono anche comunque, ricordiamo, Sporting Trapo, il Piave, Dinamo Padella, anche loro sui playoff, quindi almeno 6-7 formazioni che si contenderanno i 4 posti finali dei playoff, quindi sarà sicuramente la bagarre fino all'ultima giornata. Ricordiamo che ne mancano ancora 5. Settimana prossima, appunto parlando di prossime giornate, avremo una gara importante tra il Conte e Sporting Trapo in programma lunedì sera alla Milanese alle ore 20:40, e anche sempre di lunedì di nuovo Padella Lucas, quindi Lucas Bar giocheranno questa sera e lunedì, quindi 2 partite nel giro di 3 giorni molto importanti. Nei bomber sono fermi sia Romiti che Ruggeri, che non hanno. Romiti giocherà questa sera, Ruggeri non ha giocato mercoledì dello Jus Milano, ferma 13 punti. Inseguono Acerbis con 12, che appunto si avvicina, avendo realizzato una doppietta l'altra sera, così come di Ruggero, che anche lui ha E 12 quindi anche punti. qui grande equilibrio, ancora Sì, tutto da giocare, anche no? qua sì, il titolo del Super Bomber è ancora da giocare. Passiamo allora alla serie B, girone A. Sì, Serie B, girone A, abbiamo una settimana all'insegna del 2 in classifica, cioè del 2 appunto in schedina, volevo dire, ovvero tutte le 4 formazioni in trasferta hanno vinto. La prima vittoria della settimana della Resacca sul difficile campo della Real Pacini, che appunto secondi in classifica, erano secondi in classifica la formazione Roberto Torre, e anzi approfittiamo con la regia di mandare in onda il filmato della partita Real Pacini-Resacca. Del centro sportivo Cimiano. Siamo con Tiziano Veronese, Emanuele Mazzini, presidente e capitano della squadra Resacca, a pochi minuti dall'inizio della partita con Real Pacini. Partiamo da presidente. Presidente, allora la squadra sta andando abbastanza bene, metà classifica, no? Sì, abbastanza bene. Abbiamo qualche problemino nel far gol, che a calcio, come ben sapete, serve, però vabbè, insomma, noi non ci scoraggiamo, andiamo avanti decisi sempre. Passiamo come tutto con il capitano, la Real Pacini è una squadra sicuramente blasonata, sono secondi in classifica. Come affronterete la gara di quest'oggi? Tutti in difesa fino a quando non prendiamo gol, poi tutti in attacco, come dice il mister. Siete soddisfatti per il momento del vostro campionato? Sì, continuiamo a divertirci, è un bel campionato. Vedo una maglietta nuova fiammante, cosa è successo? C'è il nuovo sponsor, come vedete. Diciamolo, che è? Come si chiama? Radimpex. Radimpex, quindi maglietta nuova. È una maglietta nuova, speriamo nei 3 punti almeno, o almeno uno. Presidente, il livello quest'anno si è alzato, si è abbassato delle squadre?
Ma io direi che c'è un buon livello, sia a livello calcistico che a livello di persone. Secondo me questa è, soprattutto la seconda cosa, è molto positiva, secondo me. Cioè, la qualità delle persone, dei giocatori, a parte calcistica, proprio personale, caratteriale, è molto importante. Sono cose assolutamente condivise da Sport. L'ultima battuta con Manuel. Manuel, obiettivo finale, mancano 5 giornate alla fine. Continuare a divertirsi, giocare sia per più che altro per lo sport, tenersi in forma e poi soprattutto una bella birra con gli amici per dopo. Ok, in bocca al lupo per la partita. Siamo con il presidente di Real Pacini, Roberto Torre, e il capocannoniere della squadra, Loris Braccia. Allora, Roby, come sta andando il campionato? Direi bene, siete secondi in classifica? Sì, direi abbastanza bene, un secondo posto che a ogni partita ce lo stiamo lottando col sangue, e stiamo giocando così, e molte volte ci mancano dei giocatori importanti, altre volte no, però cercheremo di tentare in tutti i costi di tenere questa posizione qua al secondo posto per i playoff, che è il nostro obiettivo. Ricordiamo, amici di Sport Lanciane, che il Real Pacini è squadra blasonata dei campionati sport. Avete vinto quanti titoli? Abbiamo vinto 4 titoli di calcio a 11, 3 titoli di calcio a 7, 2 Coppe Italia nazionali, vari tornei, Coppa di Natale e via dicendo. Insomma, un palmares che fa invidia un po' a tutti gli altri, direi. Beh, no? Direi di sì, purtroppo oramai è da qualche anno che non riusciamo a vincere più nulla, anche perché c'è stato un ricambio. Come solito avviene, chiaramente tutte le squadre dopo 10-15 anni di giocare insieme, logicamente poi bisogna ristrutturare di nuovo tutto. E pian pianino ci stiamo risalendo, vediamo di conquistare un posto per la Serie A l'anno prossimo. Bene, Loris, capocannoniere con 12 gol, dico 10, bene? 10, ha aumentato di 2 stavolta. Non ho tolti qualcuno, ma 10, sì, sì. Bene, insomma, la squadra sta andando bene, no? Siete secondi, sì, piccolo sì, passo sì, falso venerdì che avete perso in casa del Bolognese. Comunque il Pacifico è un'ottima squadra. Il bello di questo campionato è che ci stiamo giocando praticamente in 6 squadre i 3 posti rimanenti, in quanto FC Team ormai, a parte noi che l'abbiamo battuti, fanno campionato a parte. E sarà molto bello anche perché ci sono in ballo ancora tutti gli scontri diretti e sarà tutta da giocare. Abbiamo un buon margine di vantaggio sulla quinta, che è quella che diciamo guardiamo, visto, date un'occhiata più o meno al tabellone dei playoff, arrivare secondi vorrebbe dire incrociare, diciamo, le meno problematiche delle altre squadre e poter puntare a un piazzamento tra le migliori dell'intero campionato. Ce la stiamo mettendo tutta, dobbiamo recuperare un paio di giocatori fondamentali, speriamo di, anche perché è il primo obiettivo stagionale, quello, certo, dei playoff. Quindi il livello secondo te si è alzato rispetto agli anni passati? Rispetto al girone dell'anno scorso è sicuramente più combattuta. Prima diciamo che eravamo l'anno il girone scorso, base, sì, eravamo 3 squadre per 2 posti, poi alla fine siamo passati tutte e 3 con lo spareggio, diciamo c'erano quelle 3-4 squadre materasso. Nel girone di quest'anno invece vedo che anche la stessa AMSA è una squadra che ha dato fastidio spesso anche alla prima, Prodezza è, se non sbaglio, la seconda miglior difesa insieme a, tra l'altro, a Resaca, quindi è bello perché si può anche puntare magari su errori altrui, quindi comunque è tutto ancora da vedere. Perfetto. Roby, un'ultima battuta, parlava Loris di playoff, tu conosci parecchie squadre, se dovessi arrivare ai playoff come la vedi poi? La vedo, diciamo, dura, durissima. Tireremo fuori il 300% a tutti i costi, ce la giocheremo sicuramente sul campo e daremo fastidio ad altre squadre sicuramente più blasonate di noi in questo momento. Ok, Loris, un pronostico per questa sera, anche se nel calcio sono quasi sempre banditi i pronostici, sbilanciamoci. Sono superstizioso, tra l'altro. Tanto per cambiare. Diciamo che stasera è fondamentale per il primo obiettivo, che è quello dei primi 4 posti, quindi assolutamente vincere. Poi incominciano i 4 scontri diretti che decideranno, diciamo, la classifica definitiva. Ok, grazie Loris, grazie Roby, buona partita. Grazie. Bene, allora torniamo in studio dopo il filmato della gara Pacini-Resaca. Andrea, stavamo facendo un po' il punto. Questa serie B girone A. Sì, 4 vittorie in trasferta, la seconda vittoria della Prodezza su Lonisanti, una gara particolare, Lonisanti ha dominato un po' la partita, nell'ultimo minuto proprio i Prodezza con un bellissimo pallonetto sono riusciti a giudicarsi la vittoria, quindi proietta la squadra di Prodezza al 14 punti. I Macchia purtroppo sono resi dal punto di vista numerico perché sono rimasti solo in pochi giocatori, quindi è andato forfait, non si sono presentati avvisando
ovviamente la squadra avversaria, il Crazeis, quindi vittoria a tavolino per il Crazeis. Mentre proprio ieri sera si è disputata la gara importante tra i Lowers, una formazione che è sempre stata nelle prime posizioni, con la capolista FCT, con me non ci sono più parole per descrivere questa squadra veramente imperiosa. 14 vittorie, una sconfitta. Esatto, quindi veramente un volume di marcia veramente che fa veramente paura. Vittoria ieri sera però di misura 1-0 l'FCT, quindi buona prestazione dei Lowers. Cioè a dire, l'FCT è una formazione ancora un po' rimaneggiata, con alcuni giocatori infortunati, alcuni giocatori ammalati, quindi sono scesi un po' con una formazione non al completo. Settimana prossima ci sarà una gara molto interessante tra la seconda in classifica, il Pacificio Bolognese, che appunto ha conquistato il secondo posto in classifica scavalcando i Real Pacini, quindi il Pacificio Bolognese a 30, Real Pacini 29, con la capolista FC Team, quindi sicuramente un test importante per la squadra della Bolognese. Come bomber, sì, bomber abbiamo fermo La Rocca a 13 gol, insegue Loris Braccia a 10, che è rimasto, non ha realizzato, quindi non sono mutati anche qua il quella che qui ancora bomber. Direi sì, lotta sì, aperta. Sì, anche se La Rocca con 3 gol di vantaggio, penso che abbia un pochino di margine davanti. Ecco. Passiamo allora alla Serie B, Girone B. Sì, girone dominato anche qui in questo caso dai Comancia Socera. Vediamo subito i risultati: Certenotti KPMG 1-0, IS Cosmica Amatori 1-3, Men in Black San Michele 2-2, Circolo Contadini Natural Break 1-4. Quindi una settimana che sicuramente ha tratto vantaggio i Certenotti con questa vittoria, e il pareggio invece di ieri sera del San Michele contro una squadra sicuramente temibile come Men in Black. Quindi questa vittoria dei Certenotti proietta al secondo posto, staccando i 2 punti di San Michele. Ha fatto un bel passo in avanti, no? Sì, diciamo un leggero passo in avanti, 2 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine sono comunque importanti, ecco, sì, un discreto bottino. Settimana prossima incontro importante i Natural Break, che sono a 23 punti, quindi potrebbero ancora ambire alla posizione dei playoff, quindi al secondo posto, ricordiamo appunto nel girone B, passano le prime due, quindi come già Soce hanno già il posto stragarantito. Il secondo posto Certenotti, seguiti appunto come dicevamo prima da San Michele a 2 punti e 3 punti dei Natural Break. Quindi i Natural Break sono ancora in corsa per i playoff. Diamo qui la classifica marcatori. Sì, marcatori abbiamo Nicro Giovanni a 12 punti, insegue Vasecchia Cristian di Comancia Socer a 11, quindi anche qua sarà una lotta finale. E poi vediamo ancora con Navioretti, Nacchio sì, dei Certenotti, anche lui in corsa per i playoff. Passiamo poi all'ultimo girone, quindi al girone C, qui una bagarra veramente fino all'ultima giornata, crediamo che mancano 3 giornate in questi 2 gironi alla fine. Globuli Rossi e Consorzio comandano a 30 punti, inseguiti dai Tiradiamo da 28, Dinamo Libia 27 con la gara in meno, quindi Tiassero 24, quindi una bagarra. Grande bagarre, direi, non interessantissimo, come quasi tutti i gironi sono ancora molto più. Sì, qui le porte sono assolutamente tutto apertissimo, ci sono appunto 2 formazioni che danno i playoff, quindi la Dinamo Libia non ha giocato in settimana, c'è stato un brutto infortunio con la commenda, dopo 10 minuti di gioco un giocatore della commenda a cui facciamo tutti i nostri auguri di pronta guarigione si è rotto tibia e perone al 10° minuto, e quindi una scena abbastanza straziante sul campo, quindi giustamente l'arbitro ha deciso di sospendere, visto un intervento veramente serio, quindi con l'intervento di ambulanza eccetera eccetera, quindi gara rimandata al più presto, quindi probabilmente sarà la settimana prossima. Vediamo dati i risultati: vittoria netta dei Globuli Rossi sulla Vodafone, vittoria importante che la Vodafone nel giorno di ritorno sicuramente ha cambiato marcia. Vittoria importante anche in pronta risposta del Consorzio San Siro, che si è imposto 2-0 sul campo della Polis, e la Polis con questa sconfitta presumo che sia un po' uscita dalla zona playoff, quindi dalla lotta finale. La General Service ieri sera ha dovuto soccombere per 5-2 con il TSO, che anche loro sono abbastanza vicini alla zona playoff, e sempre ieri sera bella vittoria sul campo del Baggio II, nonostante la forte pioggia il condizioni del campo del Baggio erano assolutamente eccezionali, quindi si è giocato perfettamente sul campo. Campo sempre in sintetica. Sì, nuovissima generazione, quindi nessun problema dal punto di vista della pioggia, fortunatamente. Quindi bella vittoria dell'Etica, come dicevo prima, per 3-1 su San Carlo, e quindi l'Etica adesso è a solo i 2 punti dalla coppia Globuli Rossi Consorzio, a cui si potrebbe aggiungere anche di Nuovo Libia, 27, che se dovesse vincere con la commenda, quindi anche loro arrivano a 30. Sì, anche perché una partita in meno, appunto, come dicevi giustamente. Esatto, esatto. Settimana prossima, incontro clou, sarà sicuramente quello del Baggio II di martedì tra di Nuovo Libia e l'Ethical Diamond.
come bomber. Qui abbiamo Johnny Motta a 22 reti, quindi sicuramente praticamente imprendibile, sì, ormai. Ecco, ormai la coppa possiamo già mettere il suo nome, tra l'altro lo aspettiamo qui in studio da noi, che più di una volta doveva venire, quindi settimana prossima, Giovanni, ti vogliamo vedere qui in ufficio con noi. Niente, abbiamo fatto la carrellata della settimana. Allora, dai, però prima di chiudere, sì, abbiamo due notizie da dare. Parliamo innanzitutto della Coppa Primavera. Sì, Coppa Primavera, sono già aperte le iscrizioni, sono già arrivate diverse adesioni. Partiremo il 18 di maggio, quindi al termine dei playoff, che la data della finale sarà l'11 di maggio, quindi sono apertissime le iscrizioni, quindi vi aspettiamo numerosi come al solito. Ecco, poi invece c'è ancora da parlare della Nazionale Sport. Sì. Noi abbiamo già fatto un cenno, no, in, sì, qualche, sì, puntata, sì, precedente. Ecco. Stiamo definendo l'organico, adesso fisseremo la prossima amichevole, in massima sarà tra due settimane, e sarà appunto l'amichevole decisiva per concludere l'organico a 22 giocatori, organico importante, che dovranno poi affrontare dei test veramente impegnativi, come il torneo San Siro come l'anno scorso, dove si fa la prima fase all'arena e poi l'eventuale finale proprio allo stadio Meazza, quindi sarà sicuramente un test veramente interessante. E poi ci sarà anche la partecipazione al torneo a Praga di metà giugno, quindi anche quello sicuramente un appuntamento da non perdere. Bene, allora, per quanto riguarda questa 15ª puntata di Sport Lanciale, 50esimo minuto è tutto. Io vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Grazie a Andrea Badini, sempre prezioso collaboratore. E arrivederci a venerdì prossimo. Un cordiale saluto da Rinaldo Badini.